sera si è parlato di eventualmente che cosa dobbiamo fare. Il problema di non di ieri sera è ancora una volta una riunione così, a vedere che cosa si può fare e che cosa c'è da fare. Non è una riunione che ha stabilito niente. Noi stiamo cercando di... Guardate, il nostro problema in questo momento è la flessione, quindi è un problema, questo è un problema. Ma ripeto, le cifre non è che non sono una cosa, ognuno di noi magari ha detto quello che può fare, quindi ognuno farà quello che può fare, però io e Carlino da soli non ce la facciamo a fare rischi. Ci piace dirlo, ma questa è la situazione, diciamo, no? Noi votavamo anche sugli schitani, e gli schitani non è che si sono praticamente allontanati, non è che adesso magari loro avranno anche i loro problemi, ma ci stavano persone che c'erano promesso che sarebbero entrati, si è andati in Serie C e saremo con voi, qualcuno, e poi nessuno ha capito, voglio dire. La componente Cittanza era impegnata in un certo modo, i nostri soci si erano impegnati in altri modi, e poi i nostri soci se ne sono andati tutti, quindi evidentemente ci hanno lasciato. La componente Cittanza ha fatto un po' poi, quindi il problema, mi dispiace dirlo, ma è questo, il problema è che noi stiamo tentando, abbiamo avuto anche delle trattative, voi sapete, qualcuno che diceva sì, sono rinnato, cioè, e poi si è ritirato, ma io voglio dire solo una cosa, noi non abbandoniamo gli scuole. Ma stiamo cercando di fare quello che è possibile, quello che non è possibile, e non prima fa. Cioè, stiamo cercando di fare il possibile. Poi, se voi volete i dettagli, io dico ci stiamo impegnando per mantenere Ischia, la rischia di Ischia al campionato. Se voi dite ci riuscite, io non lo so, io dico al 50% sì, al 50% no. Ho detto, io la selezione non la posso fare l'anno prossimo, l'ho detto l'anno scorso. Ora se c'è qualcuno che ha detto la selezione è perché magari poi vuole girare la colpa a me che non nasce, ma non è così. Se le persone hanno scritto qualcosa, io poi ho detto sì, ma no, l'hanno scritto, io non l'ho detto, e quindi. Però io da parte mia sono stato sempre molto chiaro, non è che ho detto e non ho fatto. Io tutto quello che ho detto ho fatto. E ho fatto anche più di quello che aveva detto. Io nell'Ischia ho avuto un anno difficile quest'anno perché ci sono state tante situazioni che magari però mi hanno attaccato, perché qua c'è stata un po' la tendenza, cioè la tendenza a scaricare le colpe. Io non ho mai attaccato nessuno. Se la società quest'anno ha avuto dei problemi, la colpa è di tutti noi, compresa la mia. Quello che avevo promesso e quello che dovevo fare l'ho fatto, anche più di quello che avevo promesso, quindi non è che non me ne sono andato, non mi sono dimesso, non ho seguito, sono stato vicino alla squadra perché nei momenti più difficili volevo dire guarda la società c'è, sta qua vicino a voi, quindi l'ho fatto, no? L'ho fatto. Non è che la ritiro, questa fiduzione, una volta assolti gli obblighi, è libera, non è che io me la ritiro, poi sì, bisogna fare un'altra selezione, se mi spiego. Me la ritiro perché vale per la... Io mi sono trovato l'anno scorso a dover fare io la selezione, perché sennò l'Ischia non si iscriveva. E ho detto guardate, io la faccio, ho fatto tutta una cosa, io dovevo fare, avevo avuto uno scoperto bancario per cose mie, io l'ho usato per l'Ischia. Però ho detto guardate che l'anno prossimo a me questi soldi mi servono, non la posso fare. Ora, se si tratta di fare anche in parte, io ci sto, adesso i cifri, io non ce l'ho per metterlo. Non so se mi spiego. E noi l'ho calcolato e ne ho promesso, io sono stato sempre chiaro all'interno della società. Ripeto, non ho mai detto delle cose che poi non ho fatto.
Certo, Pakistan è stato un po' un anno duro per noi, per me specialmente, che ho seguito un po' da vicino tutte le fasi. E ripeto, io tutto quello che potevo fare l'ho fatto. Non ho fatto polemiche inutili, anche magari se c'era qualche momento che potevo... Però, detto, vediamo come fare per portare avanti. Però questa società in questo momento è stata promossa, come si chiama, e non si avvicina a nessuno. E noi, io che ci posso fare? Posso fare l'impossibile, sto a disposizione, ho detto già diverse volte, sto a disposizione se troviamo un gruppo di persone che si avvicinano, ma io non posso assumermi, non me l'ho mai voluto assumere. E quindi non è che sono stato chiaro, poi dicevo, precedente si dimette, l'altro se no ma adesso non è il mio, io sto ancora qua. Io lo sapevo che non c'era niente di bello. Guardate, io non c'ho niente contro il libello. Io non c'ho niente contro il libello, però dico sempre per la Ino, invece dice Carlino, se che poi conosciuto due Nino. E Savorino ha affidato a Nichi Bella il compito di seguire e di salvare Ischia, significa che per lui era una persona giusta. Ora lui facesse lui quello che deve fare, si è pigliato l'impegno, ha detto che i problemi sono lui è il riferimento principale. Poi farà bene o farà male, non lo so, lo vedremo. Dall'esterno, e io dico adesso parlo dall'esterno, diciamo da, per quanto riguarda questa fase, magari potrebbe sembrare un controsenso, però se una persona è responsabile sa quello che dice e sa quello che fa. Poi se io devo valutare che la persona che fa o che dice un buon senso, gli dico che la persona è buona, non è questo, non so che mi spiego. Controsenso, si capisce, può essere anche un controsenso, però io non so giudicare. Dice, ma tu stai dicendo e non stai dicendo niente. No, io sto dicendo quello che è. Non so se riesco a spiegarmi. Di Bello si è assunta la responsabilità, c'ha la firma. Cioè la cosa, io non avevo tempo, non avevo cose per queste cose, quindi presidente che forse per lei no. Mi ha detto diverse volte, lui fa il presidente, fa, allora il presidente è una carica molto impegnativa e ha delle responsabilità. Prima di tutto un presidente di una società deve stare quanto più possibile vicino alla squadra, deve condurre lui e poi si deve scegliere le persone, va bene? Io ero impegnato nella mia attività, che non è facile oggi, perché io ho problemi anche nella mia attività, diciamo, commerciale, diciamo, quindi non posso, e sono stato chiaro. Allora io sono chiaro ancora una volta anche con lei, se lei vuole. Allora, a Bichi Di Bello è stato affidato quello di affrontare la situazione dell'Ischia. Lui ha accettato e la risolvesse. Io sono a disposizione. Però se mi dicono gli affari, le uscite di 600.000 euro, io non è te che non l'ho mai detto. Eppure, cioè, se no è facile, sarebbe facile, no? Io l'ho detto che non c'ero. Allora io dico, vediamo se riusciamo a trovare un gruppo di persone appassionate che vogliono collaborare anche con incarichi, cose, quindi noi non abbiamo questa misura di cose. Però abbiamo bisogno, se uno è capace di trovare delle persone, però queste persone sono molto picche. Ma io non mi so spiegare perché, ma anche gli iscritti, non hanno capito che lì in Serie C ha un valore per l'isola intera, perché in Serie C, una squadra in Serie C significa che
il nome dell'isola è diffuso molto di più, è conosciuto, sarà conosciuto anche le isole Ischia, è conosciuto in tutto il mondo. Fare una sforza e devo mettere parte della fiduzione, io sto, ma va bene per ma una parte, poi gli altri non lo so, io quando sono entrato nell'Ischia sono entrato, non ero né il presidente né ero il proprietario dell'Ischia, quindi non è che ho fatto una scelta perché eravamo un gruppo, mi piaceva l'Ischia, mi piaceva qualsiasi, cioè, se volevo rimettere qualcosa di soldi come e anche diciamo avere la soddisfazione di stare vicino al calcio, che sono poi magari non lo so, noi rischiamo grosso nel senso che ci si stanno e si trovano 600.000 euro più 50.000 per l'iscrizione e sono 650.000 euro per l'iscrizione al campionato. Sì. Se non si scrive lì è un problema, è un guaio, è una vergogna, come devo dire? Una figura a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli. Però io non posso essere accusato né dai giornali, né dai tifosi, né dalla cosa. Tu dici che l'andare non è venuto meno, perché io sono l'unico che non sono venuto meno, quindi no, unico e dico unico. E poi Carlino ha fatto quello che doveva fare, però la società di Carlino non era mia. E nonostante si fosse dimesso da presidente, poi ha sostenuto la società, non è che se ne è scappato. E ancora adesso ci vediamo spesso, ci sentiamo tutti i giorni per vedere come dobbiamo fare, ci stiamo cercando una soluzione. Speriamo che la troviamo. Se poi vi devo dire sciocchezze pure io non... Io Massimo Abate, io sono molto più pratico di certe cose, io avrei detto signor Abate, voi siete interessati o no? Chi le proporrà? Se siete interessati chiudiamolo subito, che cosa volete? Dall'Ischia o che cosa volete dare dall'Ischia? Voi volete l'Ischia regalato? Noi ve la regaliamo per dire, se, no, volete, però io voglio sapere se voi siete intenzionati, perché se no facciamo chiacchiere come sono state fatte, adesso non mi riferisco a Abate perché evidentemente lui ha le sue ragioni, ma se si fanno chiacchiere intanto per far si conosce, io non sono rientrato. Ecco che nella mia vita io o perlomeno ho cercato di avere a che fare con persone serie e concrete, e quindi per me quando è una cosa o è sì o è no, non è una cosa, quando si prende tempo si fa per le, allora vabbè, non è cosa. Io non c'ero, però ho saputo che lui chiedeva la sponsorizzazione, io adesso non so esattamente la trattativa, però io so che è stato fatto per venire a Abate, anche dire guardate, voi se vi prendete l'Ischia, noi staremo vicini, Celentano, Carlini la sponsorizzazione, Celentano con una certa cosa, garantendogli un po' delle partecipazioni. Questo non so, se lui ha cercato di 50.000 euro all'anno per 5 anni, ma guarda la richiesta con loro, cioè non esiste proprio. Okay. C'è bisogno Abate per fare un calcio in questo modo. Se lui chiede una sponsorizzazione di 50.000 euro all'anno e rileva una società pulita, perché noi abbiamo sempre parlato di cedere la società pulita, cioè senza debiti. No, che io sappia no, c'è stata una richiesta da cifre fuori posto, ma quello non fu una vera trattativa, ma poi quella cifra dice che bene, dice che bene, è stato dimensionato, quindi non è così. Noi se troviamo una società o delle persone che fanno la fiduzione, noi non solo rimaniamo nel rischio, se la gente ci vuole, ma vogliamo collaborare per i successi del rischio. Il nostro problema in questo momento è la fiduzione. Come dobbiamo fare? Stiamo vedendo. Ma io negli ultimi tempi l'ho sentito poco, anche perché lui è stato impegnato però insomma il sindaco, guardate, io dico il sindaco ognuno ha le sue ragioni, il sindaco dice io purtroppo non sono io che dovevo, è tutta una serie di persone che stavano vicino a me che mi hanno parlato, ecco questo è quello che dice il sindaco, lui dice condone, non lo so, allora si non paga un accanto, non paga là, non si mi parto di 50, stiamo in due,
Si capisce che si fanno i problemi, ma non credo che sia poi tutta colpa nostra, mi pare che ieri Carlino abbia detto se ci sta un gruppo scitano, no? Anche un presidente scitano sarebbe proprio l'ideale. Un presidente scitano non significa solamente con un gruppo di persone, anche lui sarebbe facilitato, però stando a Ischia sarebbe anche più facile un presidente scitano.